Una buona serata e bentornati con dentro la notizia. Questa sera il nostro telegiornale sarà in gran parte dedicato all'addio a Mara Monopoli, la soprano di Cerignola, ma non soltanto, perché non è stata soltanto un'icona per Cerignola, ma per tutta l'Italia, con la sua splendida voce, con la sua splendida grinta e la sua determinazione. Se n'è andata questa mattina. Stava lottando contro un male terribile che non le ha dato tregua, e questa battaglia purtroppo l'ha persa in maniera drammatica. E la notizia è arrivata in redazione poco dopo le 11. Chi ci ha seguito già nella straordinaria delle 11:30 avrà già avuto sentore di quello che è stato e sarà questo lungo racconto che ci accompagnerà in questa edizione del telegiornale. Abbiamo raccolto delle testimonianze video, anche scritte, che vi faremo a sentire e vi racconteremo. Ma adesso, con l'aiuto della nostra regia, andiamo a sentire subito il servizio, il primo servizio che abbiamo preparato appunto sull'addio a Mara Monopoli. Una perdita importante per la città di Cerignola nel Foggiano e per l'Italia nella musica lirica. La morte del soprano Mara Monopoli, avvenuta poche ore fa dopo aver lungo combattuto contro una terribile malattia, lascia tutti sgomenti. La sua voce ha fatto il giro del mondo e noi la vogliamo ricordare per le tante emozioni che ci ha donato, partendo dal suo sorriso che non negava mai, nemmeno nei giorni più difficili del suo calvario doloroso. L'arte in scena, opera divina, era la sua creatura, la cui direzione artistica è stata ineccepibile. Nelle immagini che vedete, un'intervista fatta al soprano Monopoli nel marzo del 2019. L'assessore alla cultura del comune Fantino Rossella Bruno dice: «Resta il rammarico di non aver potuto entrare nel vivo di una collaborazione che avrebbe dato i suoi frutti. Resta il ricordo di una professionista talentuosa e di una cittadina socialmente attiva, un'anima bella a cui questa città dovrà riconoscere il giusto valore». Mimmo Siena, Borgnews 24. E tra le caratteristiche che Mara aveva c'era quella del suo straordinario sorriso, della sua straordinaria grinta e della determinazione che non è mancata. L'avete sentito anche nel corso del servizio. Tra la direzione artistica più importante è stata quella di l'arte in scena, opera divina. Tra queste c'era anche un prestigioso spettacolo che c'è stato a Piazza Duomo, era il 6 settembre del 2019. Pagliacci, tra gli altri c'erano tanti protagonisti. Noi abbiamo raccolto l'intervista all'epoca di Mara Monopoli in quel 6 settembre 2019. Lo andiamo a rivivere e a riascoltare ancora per un'altra volta e per l'ultima volta la voce di Mara. Di un minuto per noi, devo chiederti un minuto per noi, per il tuo speciale News Web 24, ti chiedo le tue emozioni questa sera. Grandissime, davvero. Aspetta, non È te ne stata una andare. serata, Facciamo un prego, appunto, maestro vieni Antonella. Stregabede. No, no, maestro Stregabede con noi. Prego, vai È Mara. stata una serata davvero ricca di emozioni. Questa pioggia, e poi abbiamo guardato il cielo. Improvvisamente tutto è cambiato e è andata in scena quest'opera veramente meravigliosa. Io sono particolarmente felice anche perché, come diceva È il legata a maestro quest'opera, Sfregatete, è eh? legata Tu a l'hai un interpretata, evento, Mara, tu l'hai un interpretata. ricordo Non di è mai molto questo bene. 25 Ancora anni fa risuona. per la riapertura del Teatro Mercadante di Cerignola, appunto, che compie 25 anni dalla sua riapertura dopo anni di chiusura. Quindi i ricordi più belli e commoventi, una compagnia meravigliosa, direttore d'orchestra straordinario, regista, davvero cantanti, protagonisti eccezionali. Senti, Mara, si può dire che questo è stato veramente un gioco di squadra perfetto per tutti? Assolutamente. E l'unico possibile gioco vincente. Ecco, l'avete sentito la voce splendida di Mara, di com'era veramente felice di quel successo di Pagliaccio. Abbiamo detto che vi avremmo fatto vedere anche altre testimonianze che ci sono arrivate nel corso di questa serata al nostro telegiornale.
Allora, se la regia è pronta, vi facciamo vedere anche che cosa ci ha mandato alla nostra redazione il soprano Luisella De Petro. Credo che la regia la possa far vedere anche a schermo intero cortesemente. Eccoci qui, ha scritto Luisella De Pietro queste parole. Mara è sempre stata un'esplosione di vita, innamorata dell'opera, della cultura e della sua terra. Mi risulta difficile pensare che questa battaglia non l'abbia vinta e la considero ingiusto. In me rimarranno quel sorriso e la gentilezza che l'hanno sempre contraddistinta. Questa dunque è Luisella De Pietro. Adesso però andiamo a farvi sentire un'altra dichiarazione che ci è arrivata alla nostra redazione nel ricordo di Mara Monopoli e proprio del maestro Antonio Stragapede. Ecco che cosa ci ha inviato al nostro telegiornale il suo ricordo, il ricordo di Mara Monopoli. Sentiamolo. Salve, purtroppo oggi ci è giunta inaspettata questa terribile notizia della scomparsa della nostra cara amica Mara Monopoli. Sono molto legato a Mara perché ci conosciamo da tantissimi anni, forse più di 30 anni, e abbiamo cantato tantissime volte insieme, soprattutto anche molti anni fa, quando c'è stata l'inaugurazione del Teatro Mercadante, dopo i lavori di restauro, appunto nel 1995, abbiamo cantato Io in cavalleria, Mara nei Pagliacci. È stata un'esperienza indimenticabile. Quello che posso dire di Mara è che si può dire in termini operistici, è vissuta d'arte e d'amore. Lei aveva proprio la passione dell'arte in sé, nel sangue. Era una vita dedicata nella pienezza della musica che cercava proprio di portarla a tutti i livelli, soprattutto a Cerignola, perché amava tantissimo Cerignola e i suoi concittadini e si è molto prodigata per portare la musica a livello di tutti. Numerosi sui progetti che abbiamo condiviso insieme, veramente dal Settembre in Musica, come ho detto, dall'inaugurazione, proprio l'ultimo progetto, la sua ultima creatura musicale, L'arte in scena e opera divina, proprio il 6 gennaio di 3 anni fa, proprio nel 2019, a quest'ora, appunto, in serata, stavamo cantando nel teatro Mercadante La Bohème di Giacomo Puccini. Proprio una coincidenza, sembra che le ultime note della morte, appunto, di Mimì ben si addicono a quello che in questo momento noi stiamo vivendo. Io sono convinto che non dimenticheremo mai, la sua impronta resterà sempre indelebile in tutti noi che l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo stimata. Mara era straripante di generosità, instancabile, sempre propositiva, aiutava chiunque ne avesse bisogno perché aveva insito in sé il dono della generosità che portava in modo semplice e immediato. Continueremo sempre a ricordarla, a commemorarla e sono convinto che guardando lo scorrere delle nuvole, saremo certi che da qualche parte ci starà guardando e sorridendo. Ciao Mara, un bacio. Questa dunque è la dichiarazione del maestro Antonio Stagapete che ci ha inviato alla nostra redazione. Noi abbiamo da farvi sentire ancora altre testimonianze, ma vi vogliamo raccontare anche di un progetto importante che riguarda, che ha riguardato Mara Monopoli, soprattutto con la scuola media Pavoncelli. Infatti ci è arrivata anche la testimonianza di Maria Grazia Bonavita, direttrice d'orchestra che ha collaborato in quel progetto scolastico della scuola media Pavoncelli proprio con Mara Monopoli. Ha scritto queste righe: chi vive il suo mondo sa che la musica è sì un'arte, ma è anche una missione fatta di passione e competenze, che si alimenta di entusiasmo e di emozioni. Questo è stato il mondo di Mara, le dice Maria Grazia Bonavita. Lei
Nelle note, nel canto si catapultava coinvolgendo corpo e anima per ricevere in cambio ciò che più desiderava, serenità e benessere spirituale. Da insegnante, da direttrice artistica con i suoi allievi e con i suoi collaboratori, è sempre riuscita ad entrare in contatto dal punto di vista umano, avere empatia e dialogo. Ciao Mara, sarà difficile dimenticarti nel nostro lavoro, nei nostri progetti, nei tuoi progetti lasciati sospesi, ti sentiremo sempre accanto. Dunque, questa è stata la dichiarazione che ci ha rilasciato, lo scritto che ci ha rilasciato Maria Grazia Bonavita al nostro telegiornale, ma noi abbiamo anche un'altra dichiarazione che ci è arrivata tramite audio di Paola Grandicelli, una delle protagoniste dello spettacolo I Pagliacci, che si è svolto proprio quel 6 settembre insieme anche ad Antonio Strangapede che avete appena sentito. Ci ha mandato questo audio, e andiamo a sentire che cosa, ci dice e ricorda così Mara Monopoli. Paola Grandicelli, sentiamola. Mimmo, io sono stata avvertita già questa mattina perché Mara è venuta a mancare alle 9. Ti ho anche pensato, ma immaginavo che tu l'avresti saputo per altre vie. Nel frattempo, io mi sono sentita tante volte con Antonio Stracapede. Domani ci dovrebbero essere, tra l'altro, le esequie. Io non sarò fra voi. Ero convinta di riuscire a sistemare per venire al funerale, ma non mi sarà possibile per tantissimi motivi, mi danno anche grandi altri dispiaceri. E quindi sono assolutamente con voi per degli incontri prossimi di cui parlavamo già con Antonio oggi, proprio per ricordare e per onorare la maestra, e comunque io sono presente per questa cosa che ti occorre, assolutamente con grande piacere e grande onore. Bene, anche questa abbiamo sentito la dichiarazione di Paola Grandicelli che ci ha fatto pervenire al nostro telegiornale. Noi, come ultima dichiarazione e prima di andare alla pagina sportiva della nostra edizione di oggi, abbiamo anche da farvi vedere anche il commento che ha rilasciato su Mara Monopoli il sindaco della città Ovantina, Francesco Bonito. Lo possiamo vedere letteralmente in grafica, ma soprattutto anche a schermo pieno, grazie al prezioso apporto della nostra regia. Allora, eccolo qui. Dice il sindaco Bonito: Cerignola parte una persona carismatica, di grande cultura, un vulcano di idee e di energia. Mara Monopoli è stata parte determinante del patrimonio culturale di questa città e non solo. Le opere liriche al Mercadante, settembre mascagnano, le decine e decine di iniziative volte a far risplendere la cultura in ogni occasione. Il suo instancabile impegno politico che spesso ci ha visti lavorare fianco a fianco. Mara ha interpretato la politica come servizio, come sviluppo di un'intuizione, e da intellettuale quale è stata, ha dato il suo contributo in maniera libera, indipendente e conto corrente alla famiglia e ai suoi cari affetti, la vicinanza dell'amministrazione comunale e della città di Cerignola. Possiamo andare davvero a schermo pieno e possiamo rivedere ancora una volta, e se ci permettete di dirlo, anche con una punta di emozione non indifferente, di rivedere ancora una volta, eccolo qui, il sorriso di Mara Monopoli, un sorriso che davvero ci mancherà tantissimo. Ed eccoci alla pagina sportiva in un anomalo turno del campionato di Serie A che veramente a causa dell'emergenza sanitaria ma anche della forte polemica sollevata con la Lega Calcio, soprattutto per quanto concerne le situazioni legate alle varie ASL territoriali che di fatto hanno impedito ad alcune squadre di affrontare oggi il campionato di calcio. Allora, con l'aiuto
della nostra regia, lo vedete, andiamo a vedere subito i risultati di quello che è successo in questa giornata dell'Epifania. Ovviamente non si sono giocate le partite Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Per il momento i verdetti sono questi: a Genova Cagliari batte Sampdoria 2-1. Vantaggio blu cerchiato con Gabbiadini, poi la rimonta sarda con Deloia e Pavoletti. Lazio-Empoli 3-3, le reti di Bairami e Zurkowski per gli empolesi, poi l'accorciamento delle distanze da parte di Immobile, poi Milinkovic-Savic firma il 2-2, poi Di Francesco il 3-2 per l'Empoli, poi il 3-3 finale ancora con Milinkovic-Savic. Poi alla Spezia Verona batte lo Spezia per 2-1 con la doppietta di Capraghi e il gol della bandiera spezzina di Erlich. Poi Sassuolo Genoa 1-1, vantaggio Grifone con destro, poi il pareggio del Sassuolo con Bernardi. Milan batte Roma 3-1 con le reti di Giroud, Messias, l'accorciamento delle distanze da parte di Amram e poi il 3-1 di Leao. In questo momento è in corso a Torino Juventus-Napoli il punteggio. Vede in questo momento il Napoli in vantaggio per una rete a zero grazie al gol segnato da Dries Mertens. Bene, è tutto per questa lunga edizione di Dentro la Notizia che abbiamo dedicato quasi integralmente all'addio a Mara Monopoli, la soprano di Cirignola, che è stata una voce storica meravigliosa per Cirignola, ma per l'Italia e il mondo intero se n'è andata questa mattina. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella cattedrale della città Ovantina. Torneremo di nuovo a parlare di lei e anche con le altre notizie della giornata odierna nel corso di Mattina 24 Live. Grazie per averci seguito e buona serata.